Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video molto diverso dagli altri che realizzo perché voglio parlare di un argomento del quale sinceramente mi importa tantissimo e sicuramente lo stesso per tutti i fan della saga di Harry Potter. L'argomento del quale voglio discutere oggi è Pottermore. Non ne ho mai parlato sul canale perché non ho mai trovato un alibi per trattarlo, ma dato che da pochissimi giorni è stato aggiornato dopo l'ottava Coppa delle Case, ritengo giusto discuterne. Allora, io mi sono iscritto a Pottermore il 22 aprile 2012 ed ero uno, se non sbaglio, uno dei primi ad iscriversi a questo sito grazie a quel giochetto che si doveva fare con la piuma, del quale adesso non mi ricordo tantissimo perché è successo tanti anni fa. Mi ricordo che quando mi iscrissi a Pottermore non vedevo l'ora che lo aggiornassero per appunto vedere come funzionava, le cose che avrebbe inventato la Rowling, perché la cosa che mi incuriosiva più di tanto è che questo sito è stato creato dalla Rowling stessa, quindi sicuramente sarebbe stato fatto un grande lavoro. E infatti così è stato, perché quando Pottermore è stato aperto, tutti quanti a sperimentare i vari capitoli che si sono aperti della pietra filosofale, ad aspettare che si aggiornassero gli altri per imparare nuovi incantesimi, nuove pozioni. Aspettare anche che nuovi negozi si aprissero in diagonali, ma la cosa più bella era l'interazione con gli altri utenti, perché si veniva smistati nelle case, come tutti sappiamo, si veniva smistati nelle case, io ero tasso rosso, e nella sala comune, nella sala grande si poteva discutere, era una specie di chat, anche se all'epoca bisognava prima aspettare che il commento venisse inviato a Pottermore, che avrebbe prima fatto una rivisitazione del commento e poi l'avrebbe pubblicato. Poi ovviamente questa cosa è migliorata. Si facevano i vari gruppetti sotto i vari post, per esempio sotto i post dei fantasmi si creava la Gazzetta del Profeta e cose così. Poi ci si allenava con gli altri ed era una cosa molto bella. Invece negli ultimi tempi Pottermore era un pochino peggiorato, ovvero è stato mantenuto il classico stile di Pottermore, ovvero esplori capitoli eccetera, ma hanno tolto l'interazione con gli altri utenti tramite le chat ed era una cosa. Ed era forse la cosa più bella di Pottermore. Però, a parte questo, era comunque un bellissimo sito. Tu ci andavi anche per vedere cose nuove, perché c'erano delle informazioni extra non contenute nei libri ed era molto interessante. Invece, qualche giorno fa, Pottermore è stato aggiornato dopo l'ottava Coppa delle Case vinta da Tasso Rosso. Su Pottermore mi chiamavo Cenere Mist 24054. Infatti, il mio nickname l'ho preso direttamente da Pottermore, togliendo i numeri finali. Fatta questa enorme premessa, andiamo subito al fulcro del video, ovvero il nuovo Pottermore. Pottermore è stato aggiornato dalla Rowling stessa qualche giorno fa. Io sinceramente ho visto ieri che l'hanno aggiornato, non l'avevo capito questo perché sono un pochino distratto, perché mi dimentico molto facilmente le cose, a volte mi dimentico anche del canale, quindi pensate. Ok, andiamo a vedere Pottermore. Ovviamente scrivendo www.pottermore.com andrete alla home del sito, che come potete vedere è stato aggiornato, c'è anche un altro logo eccetera. Possiamo andare sul read per vedere di cosa parlerà il nuovo Pottermore eccetera eccetera, ma per vedere cosa si fa veramente in questo nuovo Pottermore bisogna andare su Explore e qui si è trasformato. Questo Pottermore praticamente è stato trasformato in una specie di Wikipedia potteriana. Infatti, start typing to explore. Type two letters to begin. Quindi possiamo iniziare a digitare due lettere per iniziare. Per esempio, le prime che mi vengono in mente: Re. Esce Remus Lupin. Clicchiamo su Remus Lupin e vedremo la storia di Remus Lupin, i suoi genitori, eccetera, eccetera. Quindi vedremo tutta la storia di Remus Lupin. Tra l'altro, credo che Pottermore non sia neanche tradotto in italiano. E andiamo di nuovo su Explore e digitiamo per esempio un altro personaggio. Clicchiamo su Hermione Granger e scendiamo giù, vediamo tutte le immagini, tutte quelle cose belle. Per esempio, vediamo anche le immagini del film. Altre immagini ho visto sono state estratte dal vecchio Pottermore e messe in questo nuovo Pottermore. Invece, andando sul menu, vediamo cosa ci esce. Vediamo cosa c'è qui: Writing by J.K. Rowling. E ci saranno nuove esclusive scritte da J.K. Rowling, eccetera.
Andando invece su Explore the Story, esploreremo tutta la storia e la pietra filosofale. Vedete? Ecco qua, queste immagini sono state prese dal vecchio Pottermore, questo è il capitolo prima dello smistamento. Questo era l'inizio del secondo libro. E qui, per esempio, andando su The Sorting Hat, andiamo a vedere i vari smistamenti, come si sono svolti, tutte quelle cose belle. Per esempio, qui c'è scritto Draco Malfoy è stato smistato in Serpe Verde e cose del genere. Quindi, Pottermore, in definitiva, si è trasformato in una specie di Wikipedia potteriana. E questa può essere sia una cosa positiva che negativa del sito, perché tutti quanti ci eravamo affezionati per anche per 3-4 anni al vecchio Pottermore, e vederlo così cambiato non è una cosa tanto bella, soprattutto perché è stata tolta in un modo ancora peggiore interattività con gli altri utenti, che secondo me è la cosa più bella del sito. Però ci sono anche delle cose molto molto positive, ovvero Pottermore, essendo stato trasformato in una specie di Wikipedia potteriana, abbiamo dei contenuti speciali e contenuti che riguardano tutti i personaggi della saga scritti direttamente da J.K. Rowling. Allora, come sapete, esistono già delle Wikipedie potteriane, in quel caso è modificabile da tutti quanti, invece qui su Pottermore lo può modificare solo la scrittrice, ed è una cosa molto bella, quindi siate sicuri che non ci sono scritte cazzate se andate a cercare su Pottermore. Il problema qual è? Essendo state abituati in un certo modo per molti anni, vedere Pottermore cambiato non può far piacere agli utenti, perché ormai si sono affezionati. Pottermore rimarrà quel sito in cui tu esploravi i capitoli, venivi smistato nelle case, prendevi la tua bacchetta magica. E infatti, per ricordo di questo sito, di questa prima parte del sito, di questo sito vecchio che ormai è stato eliminato e è stato aggiornato in questo modo, è stato consegnato a tutti quanti, tutti gli utenti di Pottermore, un certificato in cui c'era la propria bacchetta magica, la data di iscrizione, eccetera eccetera. Ma la cosa, cioè, insomma, il Pottermore vecchio era bello anche perché tu potevi interagire con quelli degli altri paesi. Potevi anche interagire con gli inglesi se mettevi la tua provenienza dall'Inghilterra, potevi anche interagire con loro in sala comune. Quindi ed era una cosa molto bella perché tu potevi anche parlare con quelli degli altri paesi e, volendo, imparare anche un pochino di lingua. Ma questo non c'è più ormai e vabbè, ragazzi. Quindi io che ne penso di questo nuovo Pottermore? Mi piace, ma la Rowling secondo me avrebbe fatto meglio ad inventarsi qualcos'altro che avesse più a che fare con il vecchio Pottermore. Magari mantenendo il vecchio stile, ma aggiornandolo in altri modi, perché veramente il vecchio Pottermore rimarrà il vecchio Pottermore. Però questo nuovo Pottermore è carino, devo dire che non è male, però preferivo quello vecchio, assolutamente preferisco quello vecchio. Ma comunque può essere che la Rowling ci metterà ancora qualcosa di nuovo, quindi aspettiamo, è ancora presto per dare un giudizio definitivo a questo nuovo Pottermore. La cosa è interessante, però aspettiamo un altro po'. Per questo video penso di aver detto tutto. Noi ci vediamo alla prossima con la prossima parte di un gameplay. E alla prossima, ragazzi. Ciao!